Piccola premessa, in questo video mostrerò delle cose abbastanza tecniche. In quanto gran parte del mio pubblico ha detto che comunque è interessata all'informatica o comunque vorrebbe approcciarsi al mondo dei command block e dell'informatica stessa, ho provato a utilizzare in questo video dei termini un pelino più complessi. Ho cercato di dare per scontato alcune nozioni informatiche e ho cercato di non impazzire con... Ciao Suriv! Ho cercato di dare delle nozioni di informatica un po' per scontate, al fine di riuscire a spiegarlo più velocemente. Inoltre in questo video non spiego come funzionano i singoli comandi, bensì un insieme di comandi come può essere paragonato a un linguaggio di programmazione. Quindi, in caso voi siate interessati a vedere i singoli comandi, vi consiglio di vedere l'enciclopedia di comandi che ha portato Mandelkube ormai parecchi anni fa. È un po' outdated, è un po' obsoleta, ma si riesce tranquillamente a capire il principio fondamentale dei command block, il quale non è cambiato negli anni. Quindi vi lascio spazio al video. E bella YouTube, qui sono benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi risponderemo a una domanda che in tantissimi mi ponete, non qua su YouTube, ma su Telegram. Come si crea un datapack? Beh, semplicemente richiamoci in un mondo, usciamoci, clicchiamo sull'istanza del mondo, modifica, apri cartella del mondo, in questo modo qui. Entriamo nella cartella datapacks, potete creare una cartella al suo interno, come esempio test, e all'interno, se avete installato Visual Studio Code, che è un'applicazione molto comoda per creare datapack, potete tranquillamente aprire il nostro datapack. Poi, grazie alle estensioni che potete installare, ce n'è uno che si chiama Datapack Helper, non è aggiornato, è aggiornato più o meno alla 1.13.1. potete tranquillamente andare e premere F1, Initialize Datapack, e qua possiamo mettere il nostro titolo datapack, e automaticamente ci creerà già la struttura del pack.mcmeta. Con Ctrl Alt O possiamo creare diversi tipi di file, per esempio advancement, loot table, eccetera eccetera. In questo caso posso premere F per creare una function che si chiama visunto.test:testone, in questo modo qui, e ci crea già tutta quanta la dinastia, la directory dei file. Quindi qua all'interno possiamo semplicemente dire say ciao e ritorniamo nel nostro mondo e facciamo il comando slash reload. Quindi entriamo nel mondo, slash reload, facciamo slash datapack list, e come vedete c'è anche questo file test che ha come descrizione il titolo datapack, che è quello che abbiamo inserito all'interno del messaggino che veniva in alto. Facendo la function slash function testone ci viene scritto ciao in chat. Perfetto, così abbiamo creato un datapack, e dopo semplicemente la sintassi è quella dei command block, quindi vediamo subito un esempio funzionante. In questo caso ho incollato all'interno della mia cartella datapacks un datapack che avevo già creato in precedenza, quindi provvediamo ad aprirlo con tasto destro, apri. Come vedete qua c'è la nostra struttura dati, in lucky block c'è veramente tanta roba, come per esempio un load, index, bla bla bla, bla bla bla, chi più ne ha più ne metta. Inoltre ci sono tre cartelle, lucky block race e Minecraft, che si occupano di tre cose diverse: lucky block race del reset della mappa, lucky block di come funzionano i lucky block di per sé, e invece Minecraft, perché come per chi non lo sapesse ci servono due tag function che si chiama load e tick, al fine di riuscire a eseguire automaticamente dei comandi. In questo caso noi non vogliamo vedere come funziona lucky block race, in quanto è molto ridondante, sono cose specifiche per quel mondo, quindi posso toglierla e lasciare solo lucky block. Perfetto, ritorniamo nel nostro mondo, facciamo slash reload, nel dubbio facciamo slash datapack list, in questo modo, e vediamo che qua ci sono i lucky block 1.14 by bisunto. E vediamo ora come funziona. Quando faccio slash function give, action give, mi dà un lucky block che quando piazzo viene trasformato in un lucky block girante. Ok, dopo quando lo apro non succede niente se sono in creativa, però se sono in survival, quindi game mode survival, e lo rompo, verrà un effetto casuale. Quindi rimettiamoci in creativa e vediamo come funziona. Anzi, per testare avevo anche aggiunto che debug stick, e se messo una seconda mano posso aprire anche i lucky block dalla creativa. Perfetto, mi è sparito il lucky block, occasione per aprire il nostro editor di testo. Vediamo come funziona. Quindi innanzitutto chiudiamo load e tick che ci sono serviti solo adesso, e andiamo a vedere questo action give. Quando io ho fatto action give mi sono dato un uovo di blaze con delle tag specifiche, per esempio che non faceva rumore, che aveva una tag specifica e un nome colorato dell'item. Questo cosa mi serviva? Beh, semplicemente perché quando un blaze con questa tag, che si chiama lucky block spawn, LCKSPV, viene evocato all'interno del mondo, lo sostituisco con un lucky block vero e proprio. Quindi ritorniamo nella cartella index, dove ci sono i nostri file che vengono continuamente eseguiti, come abbiamo visto prima nella function tag tick, e questi qua sono i comandi che continuano a esserci. Quindi
esegui a tutti quanti i Blaze, indirettamente sto dicendo che si chiama Lucky Block Spawn, di fare l'Action Spawn. Andiamo a vedere in Action cosa è Spawn. In questo caso proprio Action Spawn significa setta la, il blocco dove ti trovi e evoca un armor stand che si chiama Lucky Block Block, LCK BLC. Si mette in testa questo armor stand una testa di player che è quella del Lucky Block. Inoltre aggiungo all'entità dello Spawn Egg la tag Kill, Lucky Block Kill, perché sarà un'entità che devo uccidere e per ottimizzare il lag faccio solo un unico kill alla fine di tutto il game tick. Animazioni: se le animazioni sono abilitate da config, quindi se la score animation config vale 1, i config è una scoreboard qualsiasi, possiamo darci qualsiasi nome. In questo caso io avevo fatto un file di config dove dicevo config version, animation, max effect e min effect. Diciamo questo qua è il range degli effetti che possono apparire, perché ogni effect verrà numerato, lo vedremo in seguito. E l'animation è 1 o 0, e a seconda se è 1 o 0 ci attiva o non attiva questo comando. Quindi in questo caso, se viene attivato, attiva le animazioni, quindi il nostro armor stand girerà. Infatti guardiamo animation cosa che fa: fa girare gli armor stand e fa apparire le particelle del critico, che sono quelle che sbrilluccicavano intorno. Quindi possiamo andare avanti. Open, ignorate un attimo qua sopra che sono i config, guardiamo subito la scoreboard break. Che cos'è? Una scoreboard, quindi una variabile, un dizionario per coloro che conoscono Java o comunque i linguaggi di programmazione, che contiene ogni player associato al numero di volte che hanno rotto il yellow stained glass. Purtroppo questo non conta i giocatori in creative, perché non lo stanno effettivamente rompendo, ma lo instant minano, che purtroppo non esiste un modo per contarlo. Quindi all'interno del mio codice ho detto che se un giocatore in creative ha nella seconda mano un debug stick, comunque avrà la rottura, il lucky block break, settato a 1. Se c'è un player che ha rotto un blocco di vetro giallo di recente, cosa facciamo? Andiamo a fare action open. In action open chiediamo ai nostri armor stand con all'interno una testa girante di controllare se sopra di loro hanno ancora yellow stained glass, quindi se hanno ancora un blocco. In tal caso, se gli manca, eseguono FX main. FX main è una nuova sezione dove ci sono tutte quante le randomizzazioni per creare gli effetti randomici, ma questo lo vedremo in seguito. Una cosa da ricordare è che alla fine dell'esecuzione degli FX main verrà ucciso l'armor stand che ha eseguito l'effetto, e inoltre verrà resettato il contatore dei blocchi rotti da parte dei player. Tornando invece al nostro main, quindi nella nostra funzione principale, vediamo che c'è una riga molto particolare. Se l'armor stand block è ancora vivo, imposta il blocco della sua testa con yellow stained glass. Quindi io sto rimpiazzando di nuovo il vetro, perché se un'esplosione, se un wither ha distrutto il lucky block, non lo deve aprire e quindi lo deve ripiazzare. Inoltre alla fine c'è un FX persistence, per esempio gli effetti che durano più di un game tick, che non si verificano solo per un momento, bensì è una cosa prolungata. Quindi all'interno di FX persistent qua ci sono tutte quante le cose, per esempio il 32esimo effetto ha bisogno di tanti comandi che vengono continuamente ripetuti, oppure per esempio anche il 110 addirittura ha una marea di funzioni, e quindi ho preferito metterlo all'interno di una function separata. Quindi arriviamo alla fine, e cioè che uccidiamo tutte le entità che si chiamano lucky block kill, quelle entità che dobbiamo uccidere, per esempio l'uovo di Blaze quando l'abbiamo appena piazzato. Passiamo quindi agli effetti. Gli effetti qua iniziano subito con settare delle variabili che si chiamano min randomizer e max randomizer con quelle dei config, e chiamare una funzione che si chiama randoptimized. E cosa fa questo randoptimized, che è nella nostra funzione randomici, generatore dei numeri randomici? Semplicemente evoca un rfet cloud, che è un'entità che lagga veramente poco, e controlla il suo UID. Che cos'è l'UID? L'UID sono una serie di 128 bit, quindi 128 valori che possono essere 1 o 0, che vengono generate casualmente ogni entità che viene evocata, per renderla unica. E a cosa ci serve? Beh, innanzitutto l'UID viene diviso in most e less, se non ricordo male, che praticamente vengono divisi in due valori da 64 e 64. Siccome però Minecraft lavora in numeri un po' più piccoli, non lavora in numeri con 64 bit, bensì 32, io devo moltiplicare per una costante in modo tale che mi ritorni un numero un po' più piccolo, più facile da gestire dalle scoreboard. Una volta ottenuto un numero totalmente randomico, perché in result random adesso c'è un numero pienamente casuale, cosa facciamo? Facciamo la differenza fra il massimo e il minimo, ovvero troviamo il range dei valori che dobbiamo trovare e prendiamo il resto della divisione di result per il range del nostro intervallo. Cosa significa? Noi abbiamo un numero casuale molto grande, noi lo dividiamo
per il range che ci interessa e prendiamo il resto. Immaginiamo di avere tutti quanti i pallini in fila senza le barrette verticali. Io divido per il numero che mi interessa del range, quindi questa cosa contenuta fra le due barrette, tre volte, perché all'interno di questa serie di puntini ci stanno tre volte questo intervallo. Però c'è un resto, il resto è di 3. Questo è il numero randomico che mi interessa, perché sarà sempre compreso fra 0 e il numero di pallini dell'intervallo. Molto interessante, molto intelligente. Comunque anche questo si chiama il modulo in informatica e si indica col percentuale. È un operatore che per tutti coloro che sono interessati a informatica potrebbe essere molto utile. Quindi una volta fatto il modulo della variabile randomizer per il range, perché il nostro massimo in questo momento è diventato range perché ci abbiamo sottratto il valore minimo, possiamo tranquillamente ottenere quel valore che vi ho descritto poc'anzi, il quale lo possiamo incrementare del valore minimo e alla fine otterremo un valore nel range interessato, ovvero fra minimo e massimo. Mi raccomando, il valore massimo non potrà mai uscire, in questo caso è da valore minimo a massimo meno 1. Ripristiniamo la nostra variabile con il valore massimo, quindi ci rincrementiamo di nuovo il minimo e uccidiamo l'entità che abbiamo appena evocato. In questo momento nella variabile result randomizer, la chiamo variabile però in realtà è una scoreboard, chiuso parentesi, avremo un valore randomico fra i numeri interessati. Quindi possiamo ritornare nella nostra funzione main e come vedete in base al valore che assume questo risultato eseguo dei comandi. Come mai faccio questa cosa di dividerla in gruppi? Beh, per ottimizzarlo, perché se dovessi scorrere 200 comandi e fare tutti gli if, quindi se questo, se questo, se questo, se questo, occupa veramente tanta prestazione. Ho fatto una cosa simile alla binary search al fine di trovare molto più velocemente in meno passaggi il numero interessato. Quindi in questo caso ho diviso da 0 a 31 e ho chiamato una funzione proprio da 0 a 31, nella quale ci sono i valori in questo range. Quindi a seconda del numero che è venuto fuori dal generatore randomico avvengono dei certi comandi che ovviamente oggi non sto qui a guardare nel particolare. Questo qua per esempio è un killer rabbit, questo qua invece è un phantom che ha probabilmente un passengers che è una strega che si chiama Harry Potter e bla bla bla, ci sono veramente tanti effetti e personalmente preferisco ordinarli per difficoltà, quindi lo 0 è quello più cattivo e invece 128 dovrebbe essere 127 quello un po' più gentile, mela di notch, roba del genere. Purtroppo siccome le idee mi venivano un po' in mezzo non sempre riuscivo a inserirli a prescindere, altrimenti avrei dovuto riscrivere tutto il codice. Perché si chiama random optimized, vi potreste chiedere? Perché prima facevo un altro modo, ovvero evocavo due entità e assegnavo a una dei due un valore, un bit random. Immaginiamo proprio di avere una sequenza di 32 bit, davo un bit a ciascuno, uno o l'altro, in così ogni bit aveva il 50% di possibilità di finire nell'entità con la tag randentity. E dopo componevo il numero di bit in un numero decimale, quindi da valore binario a valore decimale, così ottenevo un numero molto grande in decimale, che poi potevo replicare le stesse operazioni, ovvero trovare il range di valori che ci interessa, fare il modulo, quindi il resto della divisione, rincremento il valore massimo e dopo semplicemente riuccido l'entità. Quindi sì, sono procedimenti molto simili, ma questo richiedeva un ciclo for, tra virgolette. Quindi devo ripetere le operazioni 32 volte, che questo qua è il nostro loop che veniva ripetuto 32 volte, shiftava il valore binario e aggiungeva l'ultimo bit che poteva essere 0 o 1. Insomma, stiamo andando molto nel tecnico. Spero che alcune persone, almeno una piccola parte di voi, abbia capito come creare numeri randomici su Minecraft. Quindi ritorniamo nel gioco e nulla. Oh mamma, ho registrato 22 minuti per spiegare una cosa da 2 minuti. Vabbè, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.